Buongiorno ragazzi, eccoci di nuovo qui. Vi siete mai chiesti cosa succede quando abbiamo uno sbalzo di tensione sull'impianto elettrico? Ho appena finito di fare un controllo dentro un condominio ad Aprilia dove tutti i contatori stavano a 3,80. Adesso vi faccio sentire le testimonianze dei condomini, come si sono accorti di questa anomalia sull'impianto, poi alla fine del video vi dico cosa può succedere e come prevenire questa cosa qui. Questo non c'è. Quindi ha cominciato a scoppiarvi No, è tutto. cominciato con un abbassamento di temperature, con le luci accese sembrava sbalzi di corrente, dopodiché si è stabilizzata all'improvviso alle 2:30, botte da tutte le parti. Ok, quindi ha cominciato E a scoppiare. fumo che si è pisciato, si sono incendiati tutti i wifi e chi sa Sì, l'elettrodomestico. ok, e sui contatori alcuni non c'hanno niente, alcuni c'hanno la 380. Capirete? Sì, 380, capirete? ecco qui. Cominciava a pisciare cosa? Se dura qualche secondo non ve ne accorgete nemmeno di averlo avuto lo sbalzo di tensione, però nelle peggiori delle ipotesi vi brucia tutti gli elettrodomestici e una parte dell'impianto elettrico dovete rifarla. Per evitare questa cosa qui fatevi montare un regolatore di tensione che stacca in automatico la tensione quando supera i certi limiti in alto o in basso.